Secondo le antiche cronache conservate della Beata Vergine della Cintura, vivevano alla fine del XVIII secolo a Malalbergo dell'Emilia 145 famiglie di contadini. Coltivavano per lo più frumento e fave. La famiglia Bedosti, formata di 12 anime, era una di queste. Per un po' di pane e un bicchiere di vino vi prendo le toppe e le toppacce! Dona il pungarol! Per un po' di pane e un bicchiere di vino vi prendo le toppe e le toppacce! In un pomeriggio dell'autunno del 1801 giunse alla loro masseria, come ogni anno in questa stagione, il minerbiese Vigetti Zenasio Ferdinando, di professione ammazzatore. Era ora, i topi ci hanno mangiato tutte le provviste di largo. Non vi date pensiero, sono qui apposta. A Triario sono anche entrati nell'organo della messa solenne, ma mi è bastata una nottata e adesso il piovano non fa altro che benedirmi. Signor Tenlungtan, la tempesta al van, fa cavagna al sol frafurmante, l'acqua per i campi, amen. Amen. Siete voi? Non ci sente nessuno. Siete sola? Ma sì, sono sola. La solita storia. Tanti anni fa viveva in una casa isolata in mezzo all'acqua della palude una famiglia di soli uomini. Il padre si chiamava Giove. Da ragazzo aveva girato per tutta la valle a fare tabernacoli per le chiese. Aveva quattro figlioli, quattro figli soli, che aveva tirato su senza l'aiuto della madre, morta la notte della grande alluvione. Tutta la pana grisa! Quant'anni anche può un marito? Cotta la panna grisa! Quant'anni anche può un marito? Cuculo della penna grigia! Quanti anni mancano prima che mi sposo? Conta la panna grigia! Quanti anni anche può marire? Conta la panna grigia! Quanti anni anche può marire? Cook dalla panna grigia! Quant'anni gli ha anche buon marito? Cucola dalla penna grigia! Quanti anni mancano prima che mi sposo? Cook! 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 Dalla panna grigia!
ma il cuculo non rispondeva mai. C'era poco da fare in quella casa laggiù, in mezzo all'acqua, lontana dal mondo, e ogni sera il vecchio, prima di mandarli a letto, aveva una storia da raccontare, che era poi sempre la stessa, ma serviva a spaventarli e avere paura del buio, della notte, di qualcuno che poteva venire. Voleva dire non sentirsi soli. Era un fatto. Nel Vangelo misterioso del beato Bartolomeo è scritto che una volta tornato il Nazareno sul monte Benedetto, Bartolomeo stesso gli si avvicinò e lo pregò di mostrargli la faccia del demonio nemico di tutte le anime del mondo. E il benedettissimo Nazareno gli disse: «Tu hai un cuore duro, ma non bastante per vedere le cose che chiedi». Ma Bartolomeo, piangendo, disse: «Ti prego, mostrami solo». Uscì allora Belial dalla terra del campo, tenuto stretto da 660 angeli e incatenato con catene di fuoco. Era un mostro alto 660 cubiti e largo almeno 40. La sua bocca era grande e fonda come il più fondo dei burroni. Bartolomeo si fece il segno della Santa Croce e si fece vicino per vederlo, ma subito i suoi occhi si seccarono e si vuotarono della vista per sempre. E dentro il suo cuore c'era ormai in eterno quella visione spaventevole. Da allora intorno a lui c'è solo silenzio e il suo cammino dura quanto durano le strade del mondo. E i cani e gli uccelli e gli animali tutti, il vento, la pioggia, il sole, la tempesta, la luna, l'estate, l'inverno, quando lui viene fanno silenzio. E lui porta, appoggiato al suo bastone da cieco, la morte ai giusti, ma non si sa quando viene. E per questo è difficile aspettarlo, perché lui può venire con l'aspetto di una realtà, una cosa, una luce, solo dalle anime giuste. E il vecchio invece non dormiva mai, aveva paura di addormentarsi per sempre. Le zampette di gallina le mangiavo quando ero piccolo. E pensare che anch'io sono stato un bambino. Silvano, uno dei fratelli, era pallido, bianco, sempre triste e malinconico. Tutti sapevano che sarebbe stato il primo a morire, e anche lui lo sapeva. Era l'unico della famiglia a saper leggere. Leggeva su uno di quei libroni grandi che si trovano nelle chiese, ma nessuno poteva dire come aveva imparato. Introibo ad altare Dei. Introibo ad altare Dei. Auditorium nostrum in nomine Domini. Auditorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit Celum et terram. Sarò sempre con te. Poi c'era Marzio, che sapeva fare di tutto. Sapeva cucinare, faceva anche da barbiere. Marzio, sono pronto, vieni. Sì, arrivo. Stai ben leggerino, eh? Dov'è Marione? Sarà con le galline. Questo Marione era un gigante, forte, grosso, che preferiva stare con gli animali piuttosto che coi fratelli. Aveva sempre fame. Ah,
sbranato l'ultima notte dell'acqua alta, quando avevano portato su in granaio i letti. Suo padre e sua madre volevano una femmina, ma era nato lui. Vedi, mamma, lavo le camicie di tutti. Questo era il babbo. Tu non ci sei. E chi lo fa, mamma? Lo faccio io. Va bene così, mamma? E dimmi, sei contenta di me? Oddio, mamma, che fatica. Il vecchio Giove, che aveva paura di addormentarsi, ogni sera pregava la beata Rosalia, la santa bambina, quella che tiene svegli la notte. Santa Rosalia, fam sterzde, fa che non mi addormenti mai, che la morte stia lontana di là dalla palude, che non trovi il modo di venire, che le canne le tagliano i piedi, che il fango la risucchi di sotto e che le scorciatoie siano piene di vipere. Santa Rosalia. Famsterste, fino alla mattina che viene, per dire che ancora per un giorno ansiam brisa bort. Amen. Finché mi preghi, non dormirai. Finché mi preghi, non morirai. Oggi voglio che mi fai questo. Ma sei scemo? Un gabbiano con tutte le penne? Ma quando lo mangi, ce le togli le penne, eh? Ogni 20 giorni, la mattina presto, salivano sul tetto per un loro appuntamento. Lontano, sulla strada nuova, passava una carrozza. Portava i ricchi alla villa dei padroni di tutta la valle, alla villa dei Conti Pepoli. Arrivo! Dai, braccio! Brigati! Il viaggio della carrozza da Bologna durava più di 6 ore. C'era un punto preciso per la sosta delle dame, più avanti per la sosta dei cavalieri. Ehi, fratelli, aspettatemi! Vedrai che un giorno o l'altro la quantiamo. Ehi, Marione, la pipì di una donna. È come la nostra? Sì, le donne però ne fanno tanta di più. Beate loro. Il ritorno era sempre un po' triste, ma solo per poco. Ehi, fratelli, le destate? Sì! Dai, bracco, tieni! Aspetta! Te la grasso! Lasciami, lasciami! Un momento! Preso. Ah, no, no. Ma è perfetto.
Ma che m'hai fatto male? No, madonna. M'hai fatto male. Ma va. Ah, m'hai fatto male. No, aspetta, aspetta. Silvano, lasciami. Dai, lasciami. No, lasciami. Aspetta, aspetta, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare. Dai, l'hai messo giù. A metà dell'estate, alla villa dei Conti Pevoli, ormai c'erano tutti. Tutti, meno lui. Lui mancava da 6 anni. Era là, in mezzo alla valle, da solo, con il suo cannocchiale, a spiare la grande palude, per paura che Pitocco, com'era, qualche malintenzionato, potesse portargli via tutta quell'acqua. Lui era Tiburzio Floriano Bernardo Federico Anselmo Filiberto, per grazia di Dio, 16° conte della famiglia Pepoli, e matto per un colpo di sole. Ormai, alla villa si erano dati pace, e neppure la vecchia Enrichetta Marchesa di Lovoleto, e neanche l'eccellentissimo Monsignor Zacchia, vicelegato di Bologna, erano riusciti a portarlo via di là. Che cosa gli passava per la testa, è difficile dirlo. A farlo tirare avanti, a farlo mangiare, insomma, ci pensava la sorella Margherita Giuliana, generalessa dell'arciconfraternita delle Pie Dame di San Sisto, protettore delle anime ravvedute. Ogni mesata buona, 5 galeotte di argenta, grassatori, stupratori, assassini, ladri e spergiuri che avevano deciso di tornare su una buona strada, avevano l'ordine di portargli le provviste. Per arrivare da lui c'era da fare un viaggio lungo e difficile, un po' in barca e un po' sulla terra. Tu basai panire, muove. Sto proprio qua. Facciamo per il dormitello, eh. Accagliamo a tirare, Clemei, vamo là. Muove il ban, Clemei. Dai, muove il ban. Ho fame. Se invece di Bracco fosse venuta una sorella vera, a lui non toccava di fare quella roba lì. Erano come delle prove per qualcosa che doveva capitare di sicuro. Marzio, vieni qua, vieni qua. Ma dai, basta.
sa. Terra lì e marcia. Non poteva mica tenere un peso come quello lì. Siete matto, tornate qui! Tornate qui, non lasciatemi sola! Non andatevi! La lascia lì! Tornate! La lascia lì! Fermatevi! Vi ho pagato! Cos'è quella statua che c'hanno sul carro? Mi sembra Sant'Epifanio, un eremita che trasformò nella nostra lingua il libro di San Bartolomeo. Cosa fa? È andata giù a bere nel fosso. Torna al carro. Presto, presto. Una donna, una donna. Una donna, va su in fretta, dai. Fai vedere. Di là, andiamo di là. Babbo, una donna! Una donna! Una donna! Una donna! Dov'è? E sarà all'ombra dietro al carro! Marzio, oh, c'ho fame! Fammi da mangiare, dai. Proprio adesso? Ma basta! Oh, vieni, Bracco, aiutami! Thank you.
Potremmo andare a tirare dei sassi, Marione? Tanto al buio non ci vede. Poveretta, sarebbe meglio vedere se ha bisogno di aiuto. Le donne che vanno dai pepoli non hanno mai bisogno d'aiuto. Mai. Chi te l'ha detto a te? Una volta, prima che vostra madre morisse, ci hanno portati alla villa. Il conte, che ancora non era diventato matto, era in una stanza tutta d'oro e c'erano 100 donne tutte intorno a lui. 100 donne con gli occhi cattivi e la bocca tinta di viola. 100 donne, tutte come quella lì. Dove vai? Fuori. Ehi, babbo, lo lasci andare fuori? Adesso torna, stai tranquillo. Ha più paura di te. Ma non vedi che non ho finito? Dai, muoviti, che facciamo andare a letto il babbo, poi dopo andiamo fuori a vederla anche noi. Anche noi? Oh, sì. Ehi, babbo, proviamo a vedere se si sentono. Babbo, proviamo. E vabbè. Maria, Margherita, Rosa, ce l'avete ancora la gamba d'oro? Dai, rispondete, ce l'avete ancora? No. Questa sera quelle streghe non si sentono per colpa di quella là fuori. Dai, vieni che ti porto a letto. Dai, su, vieni. Maria, Margherita, Rosa, ce l'avete ancora la gamba d'oro? Ehi, te! Ehi, te! Ehi, te! Ti ho portato un po' di latte? E noi abitiamo lì. Sì, noi abitiamo lì. Bravo, vieni. Su, vieni. Li proviamo domani sera, Babbo? Sì, va bene. Intla cona dal ra. Ehi, babbo. Quella donna non viene qui, vero? No, dormi. Dai, andiamo. Fermati.
E se poi ci vede? Eh? Eh? Chi? Il babbo? Ma no! Quella là che è fuori. Eh? Eh? Andiamo fuori apposta per vederla? Eh? Sì. Ma noi per vedere lei. Mica lei per vedere noi. Eh? Noi ci nascondiamo? Eh? E se poi ci vede? Eh? Silvano, ancora fuori? Secondo te chi è quella là? No! Non lo so. Però è bella, eh? Sei così bella da lontano. Pensa cos'è bella da vicino. Marzio? Marione? E lei? Si è rotto il carro? E di Rovigo. A sonno. Mai. È una ragazza. Noi siamo dei fratelli. Lui è Marzio. E lui è Marione, il più grande. Ma perché te? Perché te? Eh? Perché te? Eh? Perché te? Con lei, te! E il babbo? E il babbo? Eh? Non hai mica chiesto il permesso al babbo? Marione.
Vieni. Sta meglio. No. Marione! Noi dormiamo qui. Nei letti. E la stanza da letto. Lui è Bracco. Io e Marzio dormiamo lì. È comodo. Puoi dormirci te, tanto a noi non abbiamo sonno. È comodo. E lui non ti dà fastidio. Dorme. Dorme. Noi andiamo di là. Tu puoi dormire lì. È il nostro letto. È comodo. Sì. Thank you.
e il latte della capra. Ci ho messo dentro della melassa, come faceva mia moglie. Grazie. Andavi dai pepori, vero? E perché non dalla strada maestra? Quello del carro, quello che mi portava, non era pratico della zona. E ci avevano detto che era più facile la via di terra. Non è più buona da 20 anni. E da qui non si arriva da nessuna parte. Per andare alla villa con quel carro bisogna tornare indietro e passare per l'Argine Vecchio. E io come faccio? Ci vogliono delle bestie buone per tirar fuori il carro da lì. E qui intorno, per almeno 5 voltate di boi, gli unici cristiani vivi siamo noi. E di bestie non ne abbiamo. Fiori, gliel'ho detto io dove erano. Belli. Vuoi? Silvano, ce l'hai detto? Ma dai. Dai, Silvano, digli quella cosa di te. Dai. Che cosa? È malato. Deve morire. Deve morire. Si vergogna a farlo sapere. Gli va il sangue in acqua. Vieni, vieni. Dove? Silvano! Silvano! Cosa vuoi? Aspetta. Marione, fai vedere che sai fare la gallina. Dai, Marione. Dai. Dai, Marione. Dai. Oh, dai. Ma ce l'hai. Forza, dai, fai vedere. Ce l'hai. Lui sa fare la gallina. No, beh. No. No, basta! Vieni, lasciamolo stare. Kikriki! Sei arrivata qui. Ci piacciono le storie. Avanti, racconta. Lo volete proprio? Sì. Mi chiamo Olimpia. Alla fine dell'inverno, venni a sapere che alla villa del Conte Pepoli serviva della musica.
La contessa era ospite di una sua zia a Rovigo per festeggiare la Pasqua. Io mi presentai e fui subito assunta, con un anticipo di 40 baiocchi e di 5 vestiti smessi in regalo. Questo è uno di quelli. Ero così felice. Comprai subito tanti spartiti, specialmente di mazurche e di polche, di cui si dice alla villa siano ghiotti. La zia con la quale vivo, che mi allevò da quando perdetti entrambi i genitori nell'alluvione del giorno dei santi, si finse contenta, ma in realtà lei, già a mia insaputa, mi aveva promessa un merciaio ebreo del quartiere della Luna. Un ragno pustoloso e deforme, che aveva comperato la fiducia della zia con doni di nastri e di una pezza di velluto. Così, mentre fervevano i preparativi della mia partenza, la zia e il merciaio tramavano. E una notte mi condussero con l'inganno nella canonica del curato di Santa Ottavia. Tutto era già pronto per il matrimonio. Tentai con tutte le mie forze di oppormi a quell'orribile macchinazione, ma facendomi bere un intruglio misterioso, un filtro d'amore, si impossessarono della mia volontà e contro ogni mio volere io fui sua moglie. La notte stessa, quel rospo orrendo mi condusse in un casino di caccia che aveva al confine col Padovano, luogo predisposto ad arte perché io divenissi sua. Mi fu assegnata una stanza matrimoniale sontuosamente arredata. Due vecchie orrende mi denudarono e con profumi e polveri prepararono il mio corpo allo schifoso amplesso. Via via, l'effetto di quell'intruglio perdeva la sua efficacia e io rientravo in possesso del mio intelletto. Pregavo dentro di me e piangevo. Pregavo soprattutto il santo cieco Bartolomeo, che già tanti miracoli aveva fatto dalle nostre parti. L'ora dell'ingresso della serpe nel letto della mia castità era ormai prossima. Il lurido merciaio, nella sua vestaglia di broccato, saliva pesantemente le scale, pregustando già il sapore acerbo del mio ventre. Tremavo come l'erba del campo e il cuore mi riempiva il petto. Quando, nel buio, nell'angolo più cupo della stanza, lo vidi. Il santo cieco Bartolomeo. Gli sorrisi. Un silenzio profondo regnava intorno a noi. Si era fermata la vita. Un attimo dopo, il merciaio stramazzava sulla soglia della stanza dell'amore e io fui salva. Come ti sembra? È bellissimo. Hai sentito che vita avventurosa ha avuto? Che cosa succede fuori di qua? Bisognerebbe che non se ne andasse. E poi una così a noi ci serve, no? Ma non era meglio prima? Cosa fate qua? Silvano, sono andata al carro a prendere la valigetta con gli spartiti. Vieni. Quel coso là, il pianoforte? Sì. Come si suona? Come si fa a diventare uno che suona i pianoforti? Ho imparato da bambino. I primi anni i miei non avevano soldi e allora mi hanno disegnato i tasti sul piano della tavola da cucina. Gavotta antica del sole e della luna. Ma sai leggere? Sì. Polca del corteggiatore amoroso. Come hai imparato?
Venendo qui. Non lo sa nessuno. Ma qua sotto c'è qualcuno. Dove? Qua sotto. Un chierico, affogato tanti anni fa, prima che ci fosse la nostra casa. I miei fratelli non ci credono. E lui non si fa vedere quando c'è qualcuno. È lui che mi ha insegnato a leggere. Sul suo libro da messa. No. Ti giuro. Stando con lui, ho cominciato a imparare che morire non è... Insomma, io starò qua, capisci? Morirò e starò qua. Per sempre. Vuoi baciarmi? Ti è piaciuto? Sì. Ti farei baciare anche dagli altri. E vuoi? E tu vuoi? Gli fa vedere le cose scritte che ha nella valigia. Vuoi che non lo sappia? Ehi, Marione, hai sentito? Non fa nessun odore, non è come noi. La mamma sì, che aveva un odore buono, vero? Per forza, bracco. Hanno votato una mezza pozza d'acqua da bere per poter far fare il bagno a quella lì. Tu non lo sai come sono le donne vere, eh, bracco? La mamma non era proprio una donna. Come non era una donna? Le donne vere, bracco, come quelle che vanno alla Villa dei Pepoli, hanno sempre bisogno di lavarsi per poter fare l'amore. Cos'è? L'amore? Sì. Una cosa confusa che oggi avevo voglia di fare con quella lì. Io non è che lo faccio tanto, anzi, quando sto per farlo mi manca sempre la donna. È per questo che è scomodo. Ma è davvero importante. È bellissimo, bracco. Basta guardare gli occhi delle galline dopo che si sono fatte baciare dai galli. È bellissimo, bracco. A me basta stare con voi. Da quando c'è quella non stiamo più insieme. Non vi picchiate neanche più. Sì, sì, sul serio. Qui mio padre ha scritto le date di tutte le nascite. Ci sono anche i segni dell'alluvione. Marione è il più grande. Il giorno che è nato lui hanno dovuto portare su il letto dove mia madre partoriva perché qui era tutto pieno di acqua. Poi sono nato io. Questo è il segno di Silvano. Lui c'ha il sangue che diventa acqua, però sa leggere. E questo è Bracco. La croce vuol dire che quando è nato mia madre è morta. Al di là della valle c'è Costantinopoli. Il giorno di Santa Caterina tutti i turchi si tirano giù le braghe e pisciano nel mare per farci a noi dispetto e l'acqua diventa di un colore bellissimo. Voglio che la vedi. Ogni cambio della luna, dal cielo veniva giù l'arciprete Doriano Malvezzi della compagnia del suffragio di Minerbio. Arrivava per portare notizie da un posto molto lontano, ma voleva anche avere notizie. L'amabile vuol sapere se avete benedetto il campo di erba medica e come sta suo figlio Luca. Ditele che sono 7 anni che non lo vediamo, ma che il campo è stato benedetto come voleva. Ah, va bene, riferirò. E lo zio Nerio, quello che si è piantato il falcetto nella gola, come sta? Chi, Nerio? Quello sepolto a Molinella? Quello che vendeva gli specchi. Sta bene, vi saluta. Ditemi che ci ricordiamo di lui, che lo preghiamo. E l'Agnese? Sta bene, vi saluta. E Antonio? Sta bene, vi saluta. E ha detto di pregare per lui, perché l'avete seppellito senza fargli dire la messa. E babbo, chiedi della mamma. Chiedi come sta. Dai, diteci come sta la mamma, signor arciprete. Andiamo, andiamo. L'hai visto? Ma chi è?
Il vecchio arciprete di San Ramerino viene ad ogni cambio di luna. Viene da laggiù, dal posto dove st'inverno deve andare anche lui. Viene ad informarsi come stanno i vivi. E poi ci dice anche come stanno i morti. Hai visto che non la guardava? Sembrava spaventato. Di solito lui non si spaventa mai, vero Marzio? Non si spaventa mica mai. Dai, torniamo a letto. Sì, sì, sì. È sepolta qua. È morta di parto quando è nato Bracco. L'acqua era straripata. Io, Marione e Marzio eravamo di là dall'argine. Mio padre e mia madre stavano qua. Quando siamo tornati, era già lì sotto. Dai, Marione, vieni su. Vieni. Dai, vieni, Marione. Sì, vieni. Quando ero piccolo, che c'era ancora la mia mamma, io avevo delle grandi crisi di malinconia. C'era un dottore che curava la malinconia. Stava là a curare la malinconia, là in fondo, alla fine della palude. Era alto che toccava il soffitto, secco, con due tette secche anche loro, che sembravano quelle delle vecchie. Ci andavo in barca con Silvano. Ci si metteva un giorno andare e un giorno per tornare, eh? Mica storie. Prima di andare via io guardavo in faccia il mio babbo e poi guardavo in faccia anche la mia mamma. Così me le ricordavo per sempre durante il viaggio. L'ultima volta che ci sono andato in barca con Silvano, prima che l'alluvione rompesse la strada, eravamo lì che stavamo tornando. Io pensavo alla faccia del mio babbo e poi penso anche a quella della mia mamma, ma non me la ricordo più. Da Silvano Rema. Oh, dai, Silvano, rema più in fretta, vai più forte, perché non mi ricordo mica più la faccia della mia mamma, sai? Oh, se... Quando siamo arrivati, l'abbiamo trovata che era già sottoterra. Cos'è questa? È una scarpa del conte.
Peccatores! Benissima progenie! Contra Senex! Puntores! Contra Senex! Bestie infami! Preditori! Nazaren! Assassin! Assassin! Contra Senex! Contra Senex! Delinquent! Delinquent! Oggi voglio che mi fai questo. Con le patate. Ma un gatto con tutto il pelo? Quando te lo mangi, ce lo tiri via il pelo. E te lo mangi con le patate. Bastava un giorno di barca per andare dalla casa all'isola delle cicogne, l'isola dove dicevano che c'era la beata Rosalia, la santa che tiene lontano il sonno. Questa è la sua isola, l'isola delle cicogne. Delle cicogne. Sì, lei sta qui. Mi appariva tutte le notti e io riuscivo a rimanere sveglio. Ma è un po' di tempo che non viene e faccio fatica a non addormentarmi. Santa Rosalia! Santa Rosalia! Santa Rosalia! Santa Rosalia! Santa Rosalia! Santa Rosalia! Lei si era lamentata tutta la notte. Finalmente, quando venne la mattina, riuscì a partorire. Io presi il bambino e lo portai giù in cucina davanti al fuoco per lavarlo. Poi tornai su per dirle che era un maschio. Aveva la faccia gialla e ferma. La chiamavo e non rispondeva. Ho dovuto fare come fanno i beccamorti. Un morso al dito mignolo della mano del cuore. Niente. Era morta. È stata una gran perdita per noi. E io senza una donna in questa casa faccio quello che posso. Vieni, vieni. Come sei buona te. Io l'ho capito subito. Perché mi hai fatto quel racconto? Quale? Il racconto di tua moglie, con anche quei particolari orrendi del morso del dito. Io credevo di poterti parlare, di poterti dire tutto. Perché è scappata tua moglie? Cosa dici? Perché è scappata? Perché gli altri non lo sanno? Allora c'è un modo per andarsene. Lei è andata alla Villa dei Pepoli, vero?
Guarda, guarda la fischia dei turchi. Vieni, corri. Dai, muoviti. Bagnati, avanti. Dai, che fa bene. Fare stare maschi fino alla vecchiaia. E a voi cosa vi serve? L'hai sentita questa notte la Francesca? Chi è? La Francesca, quella dalla gamba d'oro. Abitava qui, proprio nella nostra casa quando c'era ancora la strada, sai. Tanti anni fa, prima di noi. Aveva tre figlie da marito e una gamba d'oro che faceva lavorare giorno e notte al telaio per preparare il corredo da sposa alle sue figlie. Ma dai, una gamba d'oro. Sì, una gamba d'oro, tutta d'oro. Era nata così, per un miracolo di Santa Maria delle Viole. Poi chiamò le figlie vicino al letto perché stava per morire e le disse di seppellirla. Ma per carità, con la mia gamba d'oro che mi è servita per tutta la vita, perché senza non ci posso andare in paradiso. E allora? Allora quando la seppellirono le tre figlie dissero: meglio tenerla noi questa gamba d'oro. A lei non può servire altro che per fare terra da pignatte. Allora presero un falcetto e sac, gliela tagliarono. E da allora ogni notte la Francesca veniva e urlava: ridatemi la mia gamba d'oro! Figlie mie, ridatemi la gamba d'oro! E le tre sorelle si chiudevano dietro Lucio con la gamba d'oro a letto con loro. E di giorno coi mattoni facevano la casa sempre più piccola per nascondersi. Ma la Francesca veniva la notte e urlava fino a quando non si murarono dietro il camino e nessuno li aprì più con la loro gamba d'oro. E anche adesso tutte le notti arriva e dice: ridatemi la mia gamba d'oro! Ridatemi la mia gamba d'oro! A voi la mia gamba d'oro, a voi la mia gamba d'oro, non spero che andare in paradiso. Vavi, mamma. Fiori, a voi la mia gamba d'oro, a voi la mia gamba d'oro, alla voglia di andare in paradiso anche a me. Ma cos'è? Zitta. Vieni. Senti come si muovono. Hanno paura della madre. Ma non è possibile. Davvero ci credi che sono lì dietro? Sì. Con la loro gamba d'oro. Falle smettere. Puoi. Sì. Basta bruciare una di queste. Papi, mamma. Hai visto? Se ne sono andate. Ora puoi tornare a letto se vuoi. Io vorrei restare qui. Tu resti con noi perché non sai come fare ad andar via, vero? Che cosa ti importa? Io resto qui. Dai, Marione! Vieni qua! E tutte le volte fanno così, fanno. Oh, guarda, guarda. Ehi, vuole picchiarmi? Adesso lo picchio. Oh, fai male. No, perché lo picchio sempre anch'io. Marione. Prendi. Prendi.
Mamma, mamma, hai visto cosa vi hanno fatto? Hanno ricominciato a picchiarmi. È un buon segno, no? Bracco. Lasciami in pace. Perché ce l'hai con me? Io non ce l'ho con nessuno. È solo che voglio restare solo. Non ti sono mai piaciuta. Da quando sono arrivata, vero? No. No, perché? Ma sì, è così. Non ti sono mai piaciuta. E tu credi che qui sia ancora tutto di tua madre, che nessuna donna possa... No. Non parlare. Mai. Mai più. Non parlare di mia madre. Mai. Ehi. Perché mia difesa non serviva mica? Loro scherzano. Loro mi vogliono bene. Loro. Molto. Tu non lo sai, nessuno lo sa, ma io... Io sono nato. Io prima che sono nato, ricordo poco, ero molto piccolo prima. E quando ero dentro la pancia di mia madre, io ero dentro la pancia di mia madre e sentivo la voce di mio padre e di Silvano fuori, no? E di Marzio, che parlavano, ma capivo poco. Mi dicevano che aspettavano una bimba che doveva nascere. Mentre quando parlava mia madre, era come se parlassi io. Io e mia madre avevamo una voce sola, una voce bella, liscia. E quando ero nella pancia di mia madre e dormivamo, capivo che a mio padre e mia madre piaceva che io mi muovessi. E io mi muovevo. E loro ridevano. Si divertivano molto. La bimba si è mossa, dicevano. La bimba si è mossa. E poi venne che dovevo nascere. La notte un grande silenzio. E sentivo la voce di mia madre che era diventata la sua mentre io avevo la mia voce. E mia madre che urlava. E mio padre che con le mani mi spingeva forte. E io avevo molta paura. E poi vidi la faccia di mio padre, Olimpia. Sì, uguale a come l'avevo immaginata da dentro. Uguale, Olimpia. Poi per un bel pezzo non mi ricordo niente. So solo che la mamma... è morta. E loro mi hanno detto perché era, perché non era una bambina. Me l'hanno detto tanto. Ma io non è colpa mia. Io volevo essere una bambina per far contenta la mamma. E invece... Non sono molto sicuro. Sì. Il pipì della donna. Il pipì dell'uomo. Il pipì della donna e il pipì dell'uomo. È diverso. Sì, è diverso. Il pipì della donna e il pipì dell'uomo. Sì. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Thank you.
Quando Olimpia era arrivata alla casa, vi regnava la felicità. Bracco non pensava più alla propria madre. Silvano non pensava più alla sua morte. E Marzio tutto quello che faceva, lo faceva con un grande entusiasmo perché era convinto di farlo per lei. Marione non gli era più venuto il male. E Giove non aveva più paura di addormentarsi per sempre. Insomma, erano tutti quanti innamorati di lei. E lei li amava tutti quanti. Penso di aver dormito. Credo di aver sognato. Sai dirmi qualcosa di lui? Tu che l'hai visto. È alto e vecchio. E dentro i suoi occhi vuoti c'è la grande bontà che viene e che porta il sonno. Ha i capelli d'oro e le labbra d'argento. E la sua voce dice le cose antiche di una volta, quando i re e i cavalieri dormivano nella foresta. Ma vederlo vuol dire morire. E tu l'hai visto. Vederlo vuol dire morire. E io l'ho visto. Cieco Bartolomeo era vicino. Fu il giorno che prese una decisione per tutti. Questa notte sono sicuro di averlo sentito. È qui intorno. Vuoi? Allora vuoi? Noi domattina ci sposiamo. Voi? No. Noi, tutti noi. Ha 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 ha!
Sposiamoci. Ci sposiamo. Ci sposiamo. C'ho le scarpe, eh? Da marito. Dai, provale. Attento. Aspetta. Ci sono. Dai. Quindicesimo giorno di luglio, nel giorno di Santa Vincenza. Vuoi tu, Olimpia, prendere per marito mio padre Giove? Lo voglio. Vuoi tu, Giove, prendere in moglie Olimpia? Lo voglio. Vuoi tu, Olimpia, prendere in marito mio fratello Bracco? Lo voglio. Vuoi tu, Bracco, sposare lei, Olimpia? Lo voglio. Baciateli. Vuoi tu, Olimpia, prendere per marito mio fratello Marzio? Lo voglio. Vuoi tu, Marzio, prendere per moglie Olimpia? Sì, lo voglio. Siete marito e moglie. Vuoi tu, Olimpia, prendere per marito mio fratello Marione? Lo voglio. Lo voglio. Vuoi tu, Marione, prendere in moglie Olimpia? Perché ridi? E allora dalle un bacio. Babbo. Vuoi tu, Olimpia, prendere come marito mio figlio Silvano? Lo voglio. Vuoi tu, Silvano, prendere in moglie Olimpia? Lo voglio. Mi dichiaro marito e moglie.
Che silenzio. Una mattina dell'ottobre dell'anno 1801, il sunnominato Vigetti Zenasio Ferdinando, di professione ammazzatopi, lasciò il podere Bedosti sito in località Malalbergo dell'Emilia. Le sue trappole erano quasi vuote e la campagna durante la notte aveva gelato. Prese la strada dei pioppi che lo riportava a Minerbio. Presto sarebbe venuto l'inverno. Strelin tal fos, la notti trimec, al cinno caldorum, in tlacona tal ra, la luna in tal pre, la meder clasiga, la mort clasar pre.